Ciao, qui Eli Brandi e capitiamo di nuovo su Disney. Questa è la collezione Tarzan, distribuita negli Happy Meal, quindi nei fast food della catena McDonald's, nel 1999 in occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche del lungometraggio Disney, quello per intenderci che aveva le splendide canzoni di Phil Collins. Il personaggio di Tarzan è così radicato nella cultura popolare che ormai fa parte del linguaggio comune. Ma nacque come protagonista del romanzo pulp Tarzan of the Apes, pubblicato da Edgar Rice Burroughs nel 1912. Era quindi letteratura di serie B. Orfano di una coppia di nobili inglesi abbandonati nella giungla africana, il piccolo venne adottato ed allevato da una tribù di grandi scimmie mangani, una specie molto intelligente ed ancora sconosciuta per noi. Queste lo chiamarono Tarzan. All'età di 18 anni aveva ormai tutte le straordinarie capacità degli animali selvaggi unite alle più grandi virtù dell'uomo. E mentre cinema e TV lo hanno sempre mostrato un po' rozzo, nei romanzi era invece raffinato e capace di integrarsi perfettamente nella sofisticata nobiltà statunitense. Le similitudini con il giovane Mowgli da Il libro della giungla sono note. Burroughs aveva copiato dal personaggio che Rudyard Kipling aveva creato 19 anni prima. Ma Tarzan apparteneva ad un genere letterario completamente diverso e più commerciale, e subiva probabilmente l'influenza della sensazionalistica divulgazione della teoria evoluzionistica di Darwin e delle recenti scoperte sui meravigliosi gorilla. Così, quando nelle sale cinematografiche uscì il grande Tarzan prodotto dalla Disney, nei negozi di giocattoli era disponibile una ricca linea prodotta da Mattel. Ma per i bambini, cui genitori non avessero voluto spendere tutti quei soldi, era disponibile una valida alternativa. 8 giocattolini sorprendentemente sofisticati e voluminosi per essere premio in un fast food. Il nostro Tarzan è un pupazzino articolato alto quasi 11 cm e mezzo. La scultura ricorda decisamente lo stile particolare del cartone animato, soprattutto guardate questi piedoni, e ci sono anche tutti i colori necessari, come hanno riso bene gli occhietti con questa pittura anche piuttosto sofisticata. Non male, possiamo muovere le sue gambette in avanti e indietro e piegare le sue ginocchia. Le braccia invece si muovono solamente per via della sua funzione particolare. Qui sulla schiena c'è una levetta, noi la spostiamo da destra a sinistra e lui si batterà i pugni sul petto. Beh, io chiaramente non sono cresciuto nella giungla, è per questo che non so fare quell'urlo. Insieme a Tarzan troviamo questo grosso accessorio, molto ingombrante ed è tutto un pezzo di ambiente. Qua c'è un sacco di vegetazione per terra, un tronco d'albero che hanno anche dipinto. Incastriamo i piedi di Tarzan qui nelle fessure e sotto ci sono delle ruotine, si muove a frizione, quindi questo gli permetterà di correre velocissimamente in giro per la giungla, magari scivolando per terra sulla vegetazione. L'accessorio non lo capisco tantissimo, ma è un di più, dà un pochino d'ambiente e rende il pacchetto ancora più ricco, quindi apprezzo. Al fianco di Tarzan troviamo naturalmente la bella Jane Porter, che è da sempre il suo grande amore. Ed è un bel personaggino, indossa il suo vestito dei primi del Novecento, giallo, molto carino. Su di lei possiamo muovere le braccia in avanti e indietro, possiamo muovere la testolina e il busto. Le gambe invece sono un blocco unico, reso scolpito insieme al vestito. Vediamo però che qua dietro hanno inciso i volti di 3 scimmiette su questo dettaglio del vestito di Jane. Che cosa vorrà mai dire? Beh, con lei ci sono effettivamente 3 scimmiette, guardate. Hanno anche dipinto bene i faccini delle scimmiette con tutti gli occhietti. Bello, come mai? Allora, qua c'è una chiavetta addosso a Jane. Diamo la carica e vediamo che cosa succede. Non sforziamo troppo, ma la carica gliela diamo come si deve. La mettiamo qui e vediamo che se permettiamo alle 3 scimmiette di attaccarsi al suo vestito, Jane si metterà a correre in giro per il tavolo. Guardate, muove anche il busto. Bello. In sostanza c'è un meccanismo a chiavetta dentro Jane, che è quello che le permette di camminare, ma non si attiva, si attiverà solamente quando avvicineremo la calamita che è attaccata alle 3 scimmiette. Bello, ingegnoso, molto carino. Il cattivo sarà il malvagio cacciatore Clayton, intenzionato a catturare i gorilla della tribù e famiglia di Tarzan per rivenderli e farci una fortuna. È curioso che nei romanzi originali Clayton fosse un nome fornito per Tarzan stesso, John Clayton, visconte di Greystock. Qui invece sarà il cattivo, un pupazzetto alto un po' più dello stesso Tarzan, quindi non male. Con lui non ci sono ingombranti accessori o funzioni particolari, ma il pacchetto è stato arricchito da questa bella giacchetta in stoffa piuttosto dettagliata.
possiamo muovere il pupazzetto alla testa, che possiamo ruotare da destra e sinistra, muoviamo le braccia in avanti e indietro, pieghiamo i gomiti muscolosi di questo pupazzetto, pieghiamo le ginocchia e anche le caviglie. Per qualche motivo invece non c'è articolazione alle anche, quindi gli snodi di queste gambe risultano piuttosto poco efficienti, anche molto strani. Però sotto la giacchetta guardate che panciotto muscoloso, sarà un osso duro da battere questo Clayton. Mi piace tantissimo come gli hanno scolpito e poi anche dipinto adeguatamente il volto, molto espressivo. Quindi non male anche il nostro Clayton. In collezione troviamo anche il simpatico papà di Jane, il professor Archimede Porter, che gira in bicicletta. Non possiamo separarlo da questo veicolo, ma possiamo farci altro. Dunque, c'è un'articolazione qui e in base a come la mettiamo decideremo il percorso fatto dalla bicicletta. E poi guardate, qua c'è una chiavetta, diamo la carica e mi sa tanto che l'omino sarà in grado di pedalare. Allora, carichiamo per bene il veicolo, direzioniamolo così e vediamo cosa succede. Beh, non è male, è carino, si guarda intorno e continua a pedalare. Buffo, funziona, bello. Kerchak è il padre adottivo di Tarzan, nonché capo della tribù di gorilla, e nel romanzo originale era anche l'animale che ha ucciso il suo padre biologico. Il giocattolo è molto molto grande, guardate quanto è alto. Non so come farlo stare nell'inquadratura, ho dovuto allontanarmi parecchio, ma era tutto in un unico Happy Meal, naturalmente era necessario assemblare un po' di parti. Ed è di nuovo un giocattolo a chiavetta. Gli hanno comunque dipinto addosso tutti i dettagli necessari, queste sfumature di grigio per la panciona, manona, piedoni anche qui sulla schiena, e così come hanno dipinto anche gli occhietti, sono dettagliati quanto basta. Vediamo la chiavetta sul suo fianco e questa strana zigrinatura sul tronco dell'albero. Per dargli la carica naturalmente dovremmo girare la chiavetta, ma il nostro non vuole funzionare. Riusciremo comunque a farlo andare caricandolo, così andando un po' in su e in giù, e farà un movimento molto articolato. Si arrampica e quando raggiunge la cima scivola per ricominciare ad arrampicarsi. Bello, funziona. Noi abbiamo qualche problema con la chiavetta, ma vedete, ci si gioca lo stesso. È un signor giocattolo. Kala è la madre adottiva di Tarzan, compagna di Kerchak nel cartone animato, mentre nel romanzo era compagna di un certo Tublat e cercava di difendere il bambino dalla furia di Kerchak. Il giocattolo è bello grosso, guardate un pochino, un gorillone, hanno dipinto anche qui tutti i dettagli necessari sulla sua pancia, sul suo volto, compresi questi occhi abbastanza ben dettagliati. Hanno dipinto anche il piccolo Tarzan che si porta dietro, perché siccome lei è la levatrice del nostro eroe, hanno deciso di raffigurarla così quando lui era piccolo, e c'è lei che passeggia per la giungla portandosi dietro il bambino, come se facesse forse sci d'acqua. Carina, anche il bambino è stato dipinto ed è di nuovo un giocattolo a chiavetta. Allora, diamole la carica, probabilmente farebbe comodo avere una superficie con più attrito, magari di gomma, ma cercheremo di farla muovere lo stesso. Funziona! Cammina sulle zampe, tenendo le zampe anteriori proprio come un gorilla, e cammina in giro per il tavolo. Non male, niente male davvero. Tantor è il pauroso elefante amico di Tarzan e di tutti gli altri gorilla nel cartone animato, mentre nei romanzi Tantor era la parola con cui si indicavano gli elefanti nella lingua fittizia dei Mangani, che era molto dettagliata a quanto pare nei racconti di Burroughs. Il nostro pupazzone è uno dei più carini della serie, secondo me il più bello, perché è molto molto grande, coloratissimo, molto vistoso, mi piace, e hanno anche reso bene questi dettagli della proboscide, delle orecchie. Molto carino, hanno dipinto bene gli occhi, sebbene abbiano reso vuote le zampe, per non appesantirlo troppo rimane comunque un giocattolo piuttosto massiccio. E siccome abbiamo detto che è un elefante pauroso, qua vediamo le orecchie pronte a ballare, gli facciamo girare la coda e lui tremerà di paura. Oh, wow! Terk è la migliore amica di Tarzan, una specie di sorella maggiore per lui. Ed anche il giocattolino che le hanno dedicato è veramente molto carino. Ci sono di nuovo un sacco di colori per il suo faccino e per il suo corpo, tutte le sfumature che servono. E lei sta suonando. È un altro giocattolino a chiavetta, funziona delle dominanti in questa piccola linea di giocattoli. È carino che per assicurarsi che i due strumenti facessero suoni diversi li hanno realizzati in materiali diversi, perché questa è una cassa di plastica, questa invece è di metallo.
Il risultato non sarà così stupefacente, ma è bello che ci abbiano provato. Intanto possiamo un pochino muovere la sua testa, ma come vedete ben poco. Diamo la carica e lasciamola suonare. Insomma, è pur sempre una scimmia. E questa è la collezione di Tarzan distribuita negli Happy Meal nel 1999 dalla catena McDonald's. Molto carina. Come vedete sono piuttosto grandi come giocattoli, coloratissimi. Il difetto della serie è che questi meccanismi a chiavetta si rompono molto facilmente. È anche vero che questi sono giocattoli di 21 anni, magari quando uscirono sarebbero stati in grado di resistere un pochino di più. In ogni caso, ve li consiglio perché sono sempre giocattolini che si trovano a poco, sono ancora economici, gli Happy Meal difficilmente crescono di prezzo perché non sono così ricercati dai collezionisti, sono coloratissimi, se vi è piaciuto il cartone animato vi piaceranno anche questi. Potete farci sapere cosa ne pensate nei commenti su Facebook, su Instagram, su Google, un pochino ovunque, e ci sono altre centinaia e centinaia di video di giocattoli di ogni tipo e anche altre curiosità qui sul canale Librandi. Bollino blu, mi raccomando, cliccate sopra e troverete di tutto. Ciao!